Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TheGamerTube. Come vedete siamo al terzo episodio del Road to Glory attorno a Ronaldinho Oscar. L'ultima volta ci siamo lasciati con altre due partite spettacolari, con una vittoria e un pareggio. Dovevamo, come ho detto, rischiato di vincere e di perdere. All'ultimo col tiro di Ronaldinho che aveva preso l'incrocio dei pali, abbiamo apprezzato questo, Danilo Adoro Raro, perché è stato il terzino destro. Argento è stato uomo partita 8,6, e per poco anche Raffaele che aveva 8,4. Abbiamo messo questo ad Argento. Partiamo subito con la quinta partita del terzo episodio. Mamma mia che gol di Hulk. Portiere fa anche una papera, perché la poteva prendere tranquillamente. Mi ha fatto quel gol, cioè mi ha fatto quella parata prima. Assurda è questa papera. Subito. Dio, Ronaldinho, dove vai? Ronaldinho da fuori! Mamma mia! Dov'è Danilo, che è l'unico veloce? Cioè, oro raro, forte pure. Dovrebbe essere sulla carta, palo! Mamma mia! Si inserisce bene Benzema, non so chi era. Prende il palo. Altra cagata di Danilo, ma Dio mio. Oddio, Raffaele! Va da tutt'altra parte, ma il tiro non entra sul primo palo, per fortuna, e stiamo di nuovo sull'uno pari. Oddio, Benzema al volo! Che gol! Ma che cazzo di papera ha fatto Raffaele, cazzo, ma che parata fai? Si è buttato come un coglione a terra. Questo permetterà loro di affrontare il secondo tempo. L'abbiamo preso, oddio, Ronaldinho al volo, Nasiao! Palo! Che palle! Che palo di Nasiao! Taddei! Ottimo passaggio! Tira al volo! Mamma mia! Siamo subito dopo. Benissimo, prendiamo il contropiede con Benzema che corre un botto. E prendiamo il gol del 3-1. Partiamo, Nasiao! Tira! Cavolo, all'ultimo ci ha preso la palla. E ci sta facendo pure il quarto gol. No! Fantastico, però poi fa il gol. Peggiore in campo dei nostri è il signor 5,1 Taddei, ovviamente, quella crapa. E lo dobbiamo downgradare, ovviamente, il coglione. Ah, dobbiamo vedere anche i gol, ovviamente. A Redi, Nasiao ha segnato e penso che sia la volta buona a passarlo a giocatore superiore della Lega, sì, della Lega, di Argento, perciò oro raro, o tozzo, if, ora vedrò. Allora ragazzi, ho messo Texera, Toz, acquistato per 50.000, non si trova facilmente, ma... E l'abbiamo cambiato per Nasiao perché ha fatto due gol l'altra partita, uno ora l'ho deciso di cambiare. Finalmente in questa ultima partita del terzo episodio ho downgradato Taddei, ho messo Ismael CC Bronzo. Partiamo ovviamente con la seconda partita di questo episodio. Oddio mio! Gol! Eh sì, il tiro ce l'ha l'attaccante, perciò Schneider ce l'ha il tiro ovviamente. Ci mancherebbe che Schneider Yves o Stiff ce l'ha. Già, quello normale mi ha fatto dei tiri pazzeschi. Oddio, al volo! Mamma mia! Texeira, corri! Al volo! Sì, al volo! Che gol! Ronaldinho ci porta di nuovo a più 2, 3-1. Non è lontanissimo. Van Persie, oddio mio, mamma mia, gol subito dopo, fa il gol e ci porta di nuovo a più 1 ed è allora a meno 1 di nuovo Schneider, chi non poteva essere, è che fa tutti i gol ora Schneider. La grafica relativa alle conclusioni ci dimostra come la squadra che è sotto le punte. Andiamo, gol, capace FIFA, capace FIFA di merda. E prendiamo il gol. Che vi ho detto ragazzi, questa partita proprio
Cioè, se ci deve fare perdere pure questa partita, io mi incazzo. E che cazzo. Dai, questo corre un botto. Il barbo, super bagatone. Pisellone, Barbo. La passa. Van Persie. Dio mio! Gol del 4-3. Una rimonta assurda. Due volte in vantaggio di più. Due volte ci ha recuperato e poi pareggiato il primo tempo. Ora 4-3. Maledetto script del cazzo. Capisco che ha dei giocatori che hanno un tiro infallibile. Però cazzo, anche io ho Texera Toz, che penso che più forte di Pavon, di qualunque giocatore, tranne forse Van Persie, se la gioca. Siamo là. Però dai. Affanculo, è sport di merda. Che cazzo. Scusate ragazzi, ma mi fanno imbestialire. Ma una partita assurda. Due volte in vantaggio di più due, mi recupera due volte e poi mi pareggia all'ultimo con quel passaggio di merda di Texera, e poi quello fa il rilancio e segna, poi un altro gol e tutta la partita, poi non, secondo tempo non ha fatto un cazzo. E vabbè, poi fa Melina, due ore, passaggio, un Davide Luiz perché si scanta i giocatori in bronzo. Il migliore in campo non è Rafael, onestamente, non lo so, forse era meglio Rafael, come Sirgu non penso. Il migliore e peggiore in campo è 6,1. Da loro 6,0, non dobbiamo niente. Possiamo appreghiare Chabé e Ismael. Di nuovo Ismael, che cazzo. Allora ragazzi, i due upgradamenti che avevo del centrocampista di questo qua l'ho messi tutti e due, l'ho preso quello dell'esterno e l'ho messo al centrocampista. Infatti ho fatto di intelligente, subito dopo Orroraro, e in questo non lo devo cambiare ovviamente perché gliel'ho tolto, gliel'ho messo al centrocampista. Detto questo, abbiamo finito con il terzo episodio. Lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi se non siete già fatti, condividete il video. Bella a tutti ragazzi.